si suol dire vigilia dei tuoi e Natale con chi vuoi, appunto perché magari stai dei tuoi, non hai bisogno di preparare niente, ma se il Natale lo vuoi passare da solo è giusto che sai cosa preparare. E se siete sposati, Natale dai suoi. C'è in realtà anche vigilia, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta fra i suoi, perché si sa chi comanda, non c'è bisogno, ve lo dice Alexa con il sesso. Comunque, inizio questo video perché inizia a mancarmi l'ossigeno. Bella a tutti ragazzi, sono Xavier di Chef Gabriele di In Cucina con Chef Gabriele e benvenuti a tutti in questo primo, secondo video speciale dicembre. Oggi appunto siamo nel video speciale di dicembre, decisamente video speciale per Natale. Come si sa, la vigilia di Natale di solito da tradizione è quella di non mangiare la carne ma bensì mangiare il pesce. Appunto vi portiamo un primo famosissimo in tutto il mondo, sia i spaghetti con le vongole, frutta di mare, facili e semplici da preparare. Andiamo a vedere subito gli ingredienti. Serviranno 350 g di spaghetti, olio evo, ossia extravergine di oliva, quanto basta, pepe nero, quanto basta, uno spicchio d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, mezzo chilo di vongole già pulite, quindi già spurgate dalla sabbia. Prima di iniziare questa video ricetta, prima di passare alla preparazione, voglio... Scusate, regia, meno male che mi sono girato. Grazie alla regia che non ho acceso i fornelli, sperando che funzioni. Passate scemi! Passate scemi! Mi sono girato perché i fornelli, visto che non è accesa l'acqua, sono qui, ci stiamo filando con le mani, stavo bruciando, stavo per saltare l'aria. Allora ragazzi, prima di iniziare la preparazione della ricetta, voglio fare tanti auguri di buona vigilia, buon Natale a tutti i miei collaboratori, alle loro famiglie, a voi fan, a voi iscritti al canale ed alle vostre famiglie. E se mi permettete vorrei esprimere un desiderio natalizio. Allora, tra approssimativamente 15 giorni sarà Natale e mi auguro che prima di Natale il tecnico della stufa pellet si presenti qui in studio per la prima accensione, che capite bene che non si può stare con una stufa pellet che non si può accendere perché non dà segni di vita, e noi stiamo con una stufa alogena, quello che sia, anzi oggi ci dice bene che si sta anche bene le finestre spalancate. Andiamo a vedere subito la preparazione. Per prima cosa dobbiamo far soffriggere uno spicchio d'aglio, mettiamo l'olio, facciamo riscaldare leggermente, mettiamo anche l'aglio. Adesso facciamo soffriggere leggermente l'aglio per qualche minuto. Allora ragazzi, qui abbiamo l'aglio rosolato, adesso è il momento di aggiungere le vongole, di coprire con coperchio, lasciarle schiudere e cuocere a fiamma leggermente alta. Alcuni consigli a scorgimenti: per girare le vongole basta che spostate avanti e indietro in questo modo la padella. Confrontandomi anche con alcuni miei collaboratori, mi hanno detto che alcuni di loro ed in alcuni ristoranti purtroppo viene aggiunto in questo punto un bicchiere di vino per sfumare leggermente le vongole. Allora, premetto che sono scelte assolutamente personali e di gusto, però io consiglio di non mettere, non c'è bisogno di sfumare con del vino bianco, anche perché le vongole hanno già il loro sapore. Quando si viene utilizzato del vino bianco, dal mio punto di vista, è perché bisogna coprire il sapore delle vongole che magari sono un pochetto vecchie. Ecco perché soprattutto questa cosa viene fatta nei ristoranti. Quindi lasciamo schiudere le vongole. Allora ragazzi, le nostre vongole si sono dischiuse, spengere la fiamma e lasciare coperte. Una volta che l'acqua avrà preso bollore e le vongole si saranno dischiuse, potrete prendere i vostri spaghetti, tuffarli in acqua salata e fare cuocere per
la metà circa del tempo di cottura della pasta. Allora ragazzi, passare a metà del tempo di cottura della pasta, dovrei scolare la pasta direttamente nei spaghetti, conservando l'acqua di cottura dei spaghetti, e continuiamo il tempo di cottura aggiungendo altra acqua, l'acqua di cottura. Una volta pronta dovremo andare ad impiattare aggiungendo del prezzemolo tritato al momento. Una volta che avremo risottato la pasta assieme alle vongole, possiamo impiattare polverare di prezzemolo appena tritato, polverare di pepe, ed i nostri spaghetti e le vongole sono pronte per festeggiare assieme a noi il Natale. Ragazzi, da Extreme Chef Gabriele, in cucina Chef Gabriele, è tutto per questa seconda di 3 video speciali dicembre. Si può dire conclusa. Vi ricordo l'appuntamento intorno al 30-31 dicembre per la prossima videocetta speciale dicembre a tema Capodanno. Da Extreme Chef Gabriele è tutto. Vi ricordo link della foto ricetta in cima alla descrizione, e vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook In Cucina con Chef Gabriele, a seguirmi su Instagram ed Instagram Stories In Cucina con Chef Gabriele, seguirmi su Twitter In Cucina con Chef G ed Extreme Chef Gabriele. In Cucina con Chef Gabriele è tutto. Buon Natale e ci vediamo per Capodanno alla prossima video ricetta. Bella a tutti!